Buongiorno a tutti, mi chiamo Simona Rivera, sono un medico, sono specialista in cardiochirurgia, lavoro e vivo a Torino, sto girando questo video da casa perché purtroppo sono in quarantena. Ho conosciuto la tecnologia Tao circa un anno fa, esattamente il 20 marzo dello scorso anno, infatti mi piace girare questo video oggi perché compio praticamente un anno di conoscenza con questa tecnologia e posso dire che mi ha veramente rivoluzionato la vita, sia a livello personale che in parte anche come medico. L'ho conosciuta perché l'ho vista addosso a un paziente e ho voluto sperimentarla su di me per due problematiche croniche che avevo, una cistite e una gastrite. Per queste due problematiche che mi trascino dietro da molti anni avevo già studiato l'omeopatia, la fitoterapia, la floriterapia, sono omeopata, ho fatto 3 anni di corso di omeopatia della scuola unicista, ma dopo aver sperimentato la tecnologia Tao posso dire che nulla è come questa tecnologia, sia nella tempistica, quindi danno un risultato nel giro veramente di pochissimi giorni, di pochissimo tempo, ma soprattutto danno dei risultati che sono prolungati nel tempo. Quindi sia la problematica di cistite che di gastrite nel giro di una settimana si sono risolte. Anche li utilizzo anche per le contratture muscolari, anche in questo caso, come dicevo prima, sia la velocità che il mantenimento del risultato nel tempo, e anche per la dismetriosi, per i crampi mestruali, sono stati veramente un toccasana. Tutti i mesi dovevo comunque assumere dei FANS più della terapia omeopatica. Da quando li utilizzo in questo anno, all'inizio dovevo comunque, vicino al ciclo, metterli nei punti indicati per la dismenorrea. Negli ultimi mesi non ho neanche bisogno di localizzare i dispositivi nei punti precisi, perché comunque non si sono più presentati né cefalea, né nervosismo, né crampi addominali nel premestruali. Ma soprattutto quello che mi ha dato veramente una svolta rispetto a questa tecnologia è rispetto all'ansia. Purtroppo sono stata una persona ansiosa, soffro di ansia generalizzata, pensieri ricorrenti, e il motivo principale per cui mi ero approcciata a delle terapie alternative e come i dispositivi Tao, soprattutto come i Green in precedenza, attualmente i Tao Emotion, non ho mai trovato null'altro. Ad oggi posso dire che posso ritenermi una persona non più ansiosa. Non ho mai sperimentato farmaci, non ho mai utilizzato su di me farmaci né ansiolitici né antidepressivi, quindi non posso fare comunque un raffronto con la terapia farmacologica, ma posso fare un raffronto con veramente tanti altri tipi di trattamenti non alternativi, e questo è l'unico che mi ha dato veramente dei risultati importanti e duraturi. Per quanto riguarda sui pazienti, le sto iniziando a utilizzare. Il caso più significativo che posso portare è di una ragazza di 37 anni, ipertesa, con quella pressione che a livello non medico viene definita come pressione ballerina, quindi che nella maggior parte della giornata può essere normotesa e in situazioni di stress, di ansia, di insonnia, però con picchi ipertensivi importanti e sintomatologia collegati a questi: vertigini, ronzio negli orecchi, cappio giri. Ho utilizzato i green, all'epoca c'erano i green sui punti cuore 7 da subito, e poi ho utilizzato i Tao nei punti base seguendo la turnazione prevista per il primo mese di utilizzo. Al primo mese di utilizzo la sintomatologia soggettiva era completamente scomparsa e dal diario pressorio quotidiano non vi era più evidenza di puntate ipertensive, era normotesa in tutte le misurazioni. Anche a 6 mesi, rallentando la frequenza di misurazione pressoria, che anziché quotidiana era settimanale, ma a tutte le misurazioni sono state rilevate come normotesa, e la paziente non ha più avuto né acufeni, né ronzini, né vertigini, né sintomatologia di ansia, e quindi sta continuando sia con i dispositivi Tao nei punti base e sia con i green nei punti attualmente ancora a cuore 6.
Per quanto riguarda la formazione, beh, direi perfetta perché con un corso base già da subito è possibile iniziare a sperimentare su di sé, sui propri familiari, iniziare a prescrivere questi dispositivi e che quindi si può già da subito iniziare ad avere esperienza, che a mio parere è la cosa più importante, e questo però è supportato sia da il dottor Fabio, che è sempre super disponibile, ma anche dal gruppo applicatori Taupece che c'è sui social, che anche in questo caso posso dire che hanno risposto a qualunque mio quesito praticamente in tempo reale. Un altro strumento che trovo utilissimo è il webinar, quelli del mercoledì, che sono sia di attualità, come questi ultimi che abbiamo visto, e sia sono di approfondimento, ma molto comprensibili anche a chi, come me, non ha ancora frequentato i corsi oltre quello base. Quindi devo dire che mi sento incanalata in un percorso e che trovo questa formazione veramente puntuale e efficace. Quindi devo dire che in questo momento ho fermato tutte le mie ricerche rispetto a cercare altre soluzioni, altre terapie alternative, perché devo dire che questa è quella che più di tutto, come ho detto all'inizio, dà risultati veloci, ma soprattutto duraturi nel tempo. Vi ringrazio, arrivederci.